L'uomo in acqua è accaduto nella giornata di venerdì 15 novembre intorno alle 13.30 in strada Ponte Ghia, San Giusto Canavese, quasi al confine con San Giorgio Canavese. L'uomo sui 35 anni, per cause ancora da accertare dai carabinieri della compagnia di Ivrea, è caduto nel canale di Caluso. Immediato l'allarme al 112, dove è partita la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti l'elicottero dei vigili del fuoco Drago 66, i vigili del fuoco e supporto da Ivrea, i SAF, i sommozzatori dei vigili del fuoco, i soccorritori della Croce di San Giovanni e la Croce Rossa di Castellamonte. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato caricato sull'elicottero del 118 ed è trasportato all'ospedale Molinette di Torino in condizioni gravi. Ho sentito bip bip, ma non...